Amici di Frontiere Proibite, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Nocturnal, la rubrica di approfondimenti del canale. Benvenuti da Roberto Lapaglia, benvenuti dal Giornale dei Misteri. Nocturnal che riprende dopo una breve pausa. Intanto un invito, se vi fa piacere, ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti e sempre, se vi fa piacere, i vostri like. Appuntamento questo abbastanza particolare, ospite abbastanza particolare, un fisico teorico che si occupa anche di esoterismo, di storia alternativa. Parleremo quindi di fisica, parleremo di stringhe, parleremo dell'universo, ma parleremo anche di degli illuminati, parleremo di storia alternativa, parleremo di associazioni segrete che da millenni si contendono il potere. Noi ci vediamo subito dopo l'intervista con il nostro ospite. Nocturnal, episodio 17. A tra poco. Amici di Frontiere Proibite, benvenuti e benvenuti da Roberto Lapaglia dal Giornale dei Misteri. Riparte dopo una breve pausa. Nocturnal riparte con un personaggio che il cui lavoro mi ha davvero affascinato, che da tempo seguo in rete e che finalmente ho il piacere di potervi presentare. Mi riferisco a Diego Marin, che saluto e ringrazio per aver accettato il mio invito. Ciao Diego. Grazie Roberto, buonasera a chi ci ascolta. Allora, Diego Marin, chi è Diego Marin? Fisico teorico e storico indipendente, specializzato in teoria delle stringhe e gravità quantistica a loop. Tra l'altro Diego Marin si occupa da abbondanti 10 anni di mitologia comparata, storia del pensiero esoterico, ed è anche il fondatore dell'associazione culturale Pangea. Ho detto bene, Diego? Sì, guarda, ci sono alcune cose da puntualizzare. Per esempio, Pangea adesso è stata assorbita da un'altra associazione che si chiama Geographical Research. Uh-huh. Il presidente non sono più io ero il presidente di Pangea, adesso il presidente è Michael Bolognini, che okay. È un personaggio abbastanza eclettico anche lui, che si occupa di, diciamo, di seguire tutte quelle attività che hanno un qualcosa di avventuroso, diciamo, dalle esplorazioni ai corsi di sopravvivenza. Lui fa tutte cose di questo tipo e noi ci siamo appoggiati a lui per comodità anche di tipo burocratico, se vogliamo, ecco. Ho capito, ecco, notizia interessante ovviamente da fornire. Diego, prima di partire, tanto per rompere un po' il ghiaccio, io di solito lo chiedo un po' a tutti, quando e per quale motivo, se ce n'è uno in particolare, hai deciso di dedicare parte del tuo tempo proprio allo studio di quello che è il mistero, comunque delle materie che tratti? Ma guarda, in realtà, cioè, la cosa è cominciata in maniera molto, molto banale, perché io ho iniziato ad appassionarmi a questi temi che avrò avuto sì e no 12-13 anni, mi ricordo che ero alle scuole medie, e tutto per un videogioco. Sì. Cioè, non so se ti ricordi che una volta esistevano nelle case i computer Amiga. Sì, certo, come no. C'era un videogioco che si chiamava Indiana Jones and the Fate of Atlantis. L'ho fatto, sì. Ah, ok. e là si parlava appunto del tema di Atlantide, di questa civiltà, no? Da cui si suppone che altre civiltà abbiano preso, da cui si suppone altre civiltà abbiano preso origine. E da là ho iniziato un po' con i miei compagni di classe a farmi qualche domanda, così, finché poi per caso mi sono imbattuto in un libro che era Il mistero di Orione di Robert Bovale, che immagino conoscerai perché è molto famoso. E da lì ho iniziato in maniera, se vuoi, in maniera popolare, diciamo, a studiare le cose più misteriose dell'antico Egitto,
Poi da là sono passato, ho letto un libro sempre di Adrian Gilbert e Maurice Cotterell, che era Il mistero dei Maya, e ho iniziato un po' ad appassionarmi agli argomenti, diciamo, più popolari. E fino a questo fino, l'ho portato avanti fino alla fine delle superiori, perché, diciamo, finché io avevo abbondante tempo. Poi avevo un po' abbandonato la cosa durante l'università, perché comunque la laurea in fisica è abbastanza impegnativa, cioè mi è sempre piaciuta, l'ho fatta volentieri, però comunque non avevo tutto questo tempo. E poi è successa una cosa che ha cambiato tutto, diciamo. Che quando avevo 25 anni, stavo facendo il dottorato di ricerca, ho avuto un ictus. E diciamo che ho rischiato parecchio quella volta. Insomma, adesso non voglio raccontare l'esperienza perché magari a casa neanche interessa. Però, diciamo, sono quelle esperienze che ti fanno un po' riflettere, no? Su quello che Certo. vuoi fare o non fare. Io ho detto: ma cavoli, mi è sempre piaciuta la storia, mi è sempre piaciuto il mondo del mistero, approfondire certi temi. Ho detto: perché ho abbandonato questa cosa che mi piaceva così profondamente? E l'analisi era che sostanzialmente l'avevo abbandonata perché non diciamo che anche a livello familiare, a livello di chi mi stava attorno, mi sconsigliavano di intraprendere un percorso di studi in quella direzione, perché mi dicevano comunque non avresti trovato lavoro, eccetera. Però io ho detto: non mi interessa, cioè quella è la mia passione. E allora, appena mi sono ripreso dalla malattia, diciamo, ho iniziato parallelamente al dottorato che svolgevo tra Trento e Marsiglia. Siccome appunto i miei referenti erano a Marsiglia, quindi la maggior parte del lavoro lo facevo online, potevo un po' essere fisicamente ovunque. Quindi cioè quando non dovevo essere effettivamente là, andavo spesso a Padova a seguire le lezioni dei corsi di archeologia. E là ho conosciuto diversi ragazzi con cui avevo fondato l'associazione Pangea, con cui sono cominciate le ricerche serie, vere e proprie. E da là ho anche cominciato a fare ricerche storiche sui libri, diciamo, accademici. Perché una cosa che io consiglio sempre a chi ci segue da casa, a chi vuole studiare certi temi, è quella che prima di, come posso dire, prima di approfondire versioni alternative della storia, andare a consultare anche le versioni ufficiali, in maniera da sapere sempre da quali documentazioni arrivano certe conclusioni e poter ragionare su entrambi i fronti e quindi avere una valutazione più obiettiva. Da là poi, va bene, da là come associazione abbiamo fatto richiesta a delle riviste, all'epoca c'era una molto famosa Era, che adesso è stata rifondata con un altro Sì, editore, sì, dove sì. esiste ancora. E chiedemmo degli articoli per approfondire alcune tematiche. All'epoca ci interessavano molto i popoli del mare, poi la storia di Atlantide, appunto. E l'editore dell'epoca, che si chiamava Franco Capiello, ci invitò a casa sua perché era incuriosito dal fatto che comunque dei giovani, perché comunque io avevo all'epoca 25 anni, però c'erano ragazzi di 20 anni e lui era molto incuriosito dal fatto che dei giovanissimi si interessassero a questi temi. E poi era incuriosito che dal fatto che io fossi un fisico, perché per coincidenze anche lui era un fisico interessato ai misteri archeologici. Allora ci invitò a casa sua, parlammo dei nostri progetti e restammo in comunicazione. Lui addirittura ci propose di scrivere degli articoli per la rivista e così cominciamo la nostra attività. Poi per caso iniziamo a buttare giù un libro, che in realtà inizialmente doveva essere una cosa per noi, cioè inizialmente doveva essere semplicemente una raccolta di appunti che doveva servire a noi per chiarirci le idee sostanzialmente. E ne venne fuori comunque una cosa gradevole e riuscimmo a, sempre tramite questa rivista Era, a entrare in contatto con un editore, che all'epoca era Eremon, di Emanuele Zampetti, e riuscimmo a pubblicare il nostro primo libro, che era Atlantidi, che adesso è esaurito, però pertanto per riferire una notizia a casa, uscirà questa la primavera prossima in nuova edizione con l'editore Armenia. Quindi Benissimo. tornerà in commercio. Poi all'epoca comunque io ero rimasto sostanzialmente nell'ambito prettamente storico, non mi ero ancora avvicinato molto ad argomenti esoterici, al tema delle società segrete o degli illuminati. E guardavo anche con un certo sospetto alcuni libri che vedevo in libreria.
cioè, pensavo, ma questi parlano di queste cose, sì, ma poi ci mischiano un po' di tutto, perché spesso l'argomento veniva anche mescolato con, a volte senza tanta cognizione di causa, col tema dell'ufologia, eccetera. E pensavo che fossero un po' delle pubblicazioni, un po' per gente ingenua, per raccattare un po' di soldi. E quindi non li compravo, non li leggevo questi libri sostanzialmente. Però nel frattempo, mentre facevamo le ricerche, queste ricerche sulle civiltà antiche, mi sono accorto che diverse popolazioni dell'antichità si trovavano governate da un'elite che apparteneva ad un'etnia completamente diversa da quella del popolo. E un'etnia e anche che parlava anche una lingua diversa da quella del popolo. E mi riferisco, cioè subito la cosa era saltata fuori per quanto riguardava lo stato del Mitanni in Medio Oriente o i Cassiti a Babilonia. E questa cosa mi aveva un po' solleticato, anche perché poi l'altra cosa che avevamo scoperto era che c'erano delle elite che quando cadeva un impero, e questo impero veniva invaso da un'altra popolazione, si scopriva poi che queste elite si erano già imparentate con gli invasori e che quindi l'invasione era stata, per dire, simulata per mettere a tacere delle rivolte popolari. In realtà il nuovo popolo conquistatore era sempre governato dallo stesso sangue che aveva chiamato gli invasori, cioè quindi aveva messo a tacere, diciamo, il popolo, però aveva mantenuto il governo della stessa dinastia. Allora, c'erano questi fenomeni un po' bizzarri, che però avevo approfondito fino a un certo punto. Poi per caso ho conosciuto una persona che mi ha aperto gli occhi sostanzialmente. E questa persona è Paolo Rumor, l'autore dell'Altra Europa. Paolo Rumor è il figlio di Giacomo Rumor, che fu uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, sostanzialmente. La famiglia Rumor è comunque meglio nota per Mariano Rumor, che è stato 5 volte presidente del Consiglio e che fu appunto membro della Democrazia Cristiana e cugino di questo Giacomo Rumor. E vabbè, riassumendo proprio in parole spicciole, poi l'argomento sarebbe molto più ampio. Paolo racconta che il padre fece parte di alcune commissioni preliminari che misero giù, diciamo, il progetto dell'Unione Europea già nel 43-44, quindi in piena Seconda Guerra Mondiale. Spiegò che tali commissioni per i paesi non allineati erano scelte dal Vaticano, dai servizi segreti vaticani. E appunto tra le persone, tra i referenti italiani c'era appunto Giacomo Rumor. E una cosa che lui dice, senza lasciare spazio ai dubbi, è che dietro a queste commissioni preliminari c'era una società segreta che gestiva tutto, cioè che dettava le linee generali del progetto. Allora da là ho iniziato a farmi delle domande, sostanzialmente, e ho iniziato anche a comprare quei libri che prima consideravo delle, tra virgolette, spazzatura, che poi spazzatura non erano. Per carità, ancora adesso faccio una buona cernita, nel senso non è che tutto quello che c'è in libreria lo considero valido, però anche alcuni libri di David Icke io li ho trovati molto interessanti. E ho cominciato a fare una ricerca seria, ricerca la quale poi, diciamo che per quanto riguarda gli Illuminati non hanno partecipato i ragazzi di Pangea, ma ho trovato altri collaboratori, altri ricercatori, tra cui uno è il professor Davide Amore di Catania e l'altro è la mia stessa zia, che è Stefania Marini, con cui ho scritto Il sangue degli Illuminati. E noi abbiamo iniziato a vagliare tutti i documenti possibili, anche roba abbastanza antica. E abbiamo iniziato a vedere passo passo cosa succedeva generazione dopo generazione all'interno dei regni antichi. Siamo partiti dall'antico Egitto, dall'antica Mesopotamia e siamo arrivati, adesso il lavoro sta procedendo ancora, e comunque siamo arrivati al Rinascimento sostanzialmente, tra un libro e l'altro, e con,
però abbiamo comunque gettato un po' l'occhio anche più avanti. E quello che emerge è che sì, nella storia sono nati, sono caduti imperi, però le famiglie al potere sono sempre rimaste le stesse. In pratica. Cioè, per esempio, una cosa che a me diciamo, ha suggestionato molto quando l'abbiamo scoperta è che Carlo Magno, re dei Franchi, imperatore del Sacro Romano Impero, che tecnicamente non doveva c'entrare nulla con Roma, perché il Sacro Romano Impero è stato fondato da un popolo barbaro, in realtà aveva nelle vene il sangue dell'imperatore Costantino di Roma. E questo si può andare a vedere passando generazione per generazione, vedendo chi era il figlio di. E si è visto che i romani, in realtà ben prima della caduta dell'impero, avevano già iniziato ad imparentarsi con alcune popolazioni barbare, e in particolare con i franchi. Quindi quando c'è cioè l'impero romano, cioè il Sacro Romano Impero, è in realtà la continuazione dell'impero romano d'Occidente. Appunto. E questo qua ha continuato fino ad oggi. Addirittura abbiamo scoperto che alcuni presidenti sono discendenti, presidenti degli Stati Uniti sono discendenti di Carlo Magno. La famiglia reale inglese discende dai Guelfi, dai Welf, famiglia medievale che trae la sua origine dal patriziato romano. E tutte queste famiglie, nel corso quindi di qualsiasi epoca, quindi partendo dal 3000 a.C. fino praticamente a oggi, sono sempre state appoggiate da una società segreta. Società segreta che aveva vari compiti. Cioè, inizialmente le società segrete nacquero per preservare la memoria. Cioè, nacquero nell'antichità più remota, quando ci furono i cataclismi della fine dell'era glaciale, per preservare le memorie, anche se qua c'è una grande discussione sul fatto che esistesse o meno la scrittura, preservare le sementi dell'agricoltura, per l'agricoltura, per esempio, preservare eventuali strumenti, cioè tutto quello che poi poteva essere utile all'epoca per la civiltà. E poi, essendo che avevano appunto un potere legato alla conservazione di tutto ciò che era utile, si arrogarono il diritto di eleggere i sovrani. E poi, ogni volta che cadeva una dinastia, intervenivano per mettere sul trono un nuovo sovrano e far cominciare un'altra dinastia. Adesso quello che svolgono al giorno d'oggi, alcune società segrete, è quello di essere in appoggio ai governi, diciamo, ufficiali e anche non ufficiali, e per non ufficiali intendo soprattutto le strutture bancarie, le strutture economiche. E cercare, diciamo, nel mondo le persone ideali per svolgere determinati incarichi, che può essere nel mondo della stampa, può essere nel mondo della politica, insomma, nei campi più utili a mantenere, cioè, sia il governo pratico, sia il governo, diciamo, sia il condizionamento della popolazione, perché comunque il governo si regge diciamo, il governo di un paese si regge in due direzioni, diciamo, una direzione più attiva, che è quella che noi vediamo in televisione, dove ci sono effettivamente i governanti, e una direzione un po' più occulta, che è quella delle idee che vengono inculcate nella gente delle persone attraverso i programmi televisivi, attraverso la pubblicità, attraverso comunque un favorire un certo stile di vita piuttosto che un altro. Certo, diciamo che la storia che sempre continua a ripetersi in qualche modo. Diego, prima di approfondire, perché ho alcune domande proprio su questi temi che hai portato in evidenza, io prima di approfondire volevo però chiederti una cosa. Torniamo un attimino indietro, perché ho detto Diego Marin, fisico teorico, e mi riferivo ad un tuo lavoro che a me ha particolarmente colpito, tra l'altro, alla tua nuova teoria del tutto, una teoria che strizzo un po' l'occhio, perdonami, poi io ovviamente non sono un fisico, quindi strizzo un po' l'occhio anche alla fisica quantistica, ma mi ha colpito molto perché ad un certo punto io leggevo, forme diverse avrebbero diverse probabilità e alcune potrebbero mutare luoghi vicini in lontano o viceversa. Sì. Ora, ti volevo chiedere, ma questa tua teoria, se
se non ho interpretato male, in qualche modo si potrebbe interfacciare con quello che è il mondo del mistero, potrebbe magari aprire le finestre per farci vedere cose che fino ad oggi noi abbiamo considerato soltanto fantasia o altro. Tu tra l'altro parli anche di wormholes. Sì, sì, sì. Ci vuoi accennare un po' a questo scenario? Beh, allora, la teoria che comunque adesso penso di pubblicare in appendice a un lavoro che uscirà con Enigma Edizioni la prossima primavera, che si intitolerà Dalla coscienza ai buchi neri. Praticamente, allora, cerchiamo di spiegarlo in parole povere, che non è facile, perché di solito queste teorie... Perché di solito queste teorie sono più facili da spiegare con le formule, però le formule non sono popolari, diciamo. Allora, in questa teoria l'universo viene concepito come un insieme astratto di quelli che io chiamo grani, che sono la, diciamo, la più piccola entità in cui lo spazio-tempo può essere frammentato. C'è una sorta di atomi di spazio-tempo, se vogliamo, la più piccola parte in cui può essere diviso lo spazio. Per questi grani, in questa teoria, non esiste una disposizione predeterminata, ma il fatto che due grani, quindi due, diciamo, se vogliamo, due zone dello spazio-tempo siano considerate vicine oppure lontane, è solo questione di percezione. Quindi potremmo avere un osservatore che per il suo stato di moto, per la presenza di campi di vario tipo, percepisce due zone una accanto all'altra, e un altro osservatore che le percepisce separate, anche da distanze siderali. Allora, cosa succede? Che per ogni coppia di grani esiste un campo, cioè esiste una mappa matematica, che a questa coppia di grani associa la probabilità per la quale un osservatore li può percepire uno accanto all'altro. E questa, diciamo, nella rappresentazione grafica della teoria, questa probabilità è comunque rappresentata da una corda, da una stringa che connette un grano all'altro. E, allora, questo ha diverse conseguenze che possiamo esplorarne tutte o alcuna, insomma, a seconda del tempo che abbiamo. Allora, intanto, come posso dire... Abbiamo uno spazio che la cui forma e il cui numero di dimensioni, proprio dimensionalità, insomma sappiamo che abbiamo dimensioni percepite spaziali, sono tre, altezza, lunghezza, profondità e poi c'è la dimensione temporale, però sappiamo che la teoria delle stringhe ci parla di dimensioni nascoste fino a un totale di 11 e nella mia teoria non c'è bisogno di fissare il numero di dimensioni. Perché anche la teoria delle stringhe ufficiale non è vero che predice che le dimensioni sono 11. L'unica cosa è che la teoria è matematicamente consistente solo se costruita in 11 dimensioni. E questa, diciamo, viene spacciata come una predizione, ma non è in tutti i sensi una predizione. Nella mia teoria, invece, la dimensione dell'universo è un fattore che non viene messo all'inizio, ma dipende tutto da come si collegano questi grani uno con l'altro. Essendo le connessioni probabilistiche, anche la dimensionalità dello spazio dipende avrà una certa probabilità. E soprattutto la dimensionalità può variare nel tempo. Allora, tra le cose che ho scoperto portando avanti la matematica di questa teoria, perché alla fine uno imposta le basi, va a vedere poi le formule dove lo portano, è che intanto esistono due tipi di connessione. Cioè esistono delle connessioni doppie, per cui per esempio se abbiamo due grani A e B, allora il grano A è connesso a B e il grano B è connesso a A, e quindi in certo modo permette, questa connessione doppia permette il movimento in entrambe le direzioni, e connessioni singole, che permettono, appunto, dove A è collegato a B, ma B non è collegato a A, per cui è possibile solo muoversi da A a B e non viceversa. Però quando ho scoperto questa cosa, in realtà avevo pensato subito che potesse essere utile per rappresentare i buchi neri, perché in un buco nero, quando siamo oltre l'orizzonte degli eventi, si può andare in una sola direzione, cioè si può cadere dentro il buco nero, ma non si può tornare fuori. A
quel punto ho fatto un'altra riflessione, che se uno va a vedere la matematica di buchi neri, ma non quella che ho fatto io, la matematica che fece già Einstein e poi dopo di lui Schwarzschild e altri, dimostra che all'interno del buco nero la dimensione spaziale, diciamo il raggio del buco nero, diventa il tempo della persona che ci cade dentro, mentre quella che era prima la dimensione temporale diventa una dimensione spaziale, c'è come una rotazione di spazio e tempo. Allora a quel punto ho detto, ma allora le connessioni singole, quelle che permettono di andare solo in una direzione, dentro, che sono dentro il buco nero, sono anche dimensioni temporali. Ho detto, ma allora vuol dire probabilmente che tutte le dimensioni temporali sono connessioni singole. Quindi perché il tempo scorre? Perché sostanzialmente il tempo è fatto da connessioni singole, lo spazio è fatto da dimensioni doppie. Per cui in un mondo dove tutto oscilla, diciamo, dove ci sono le dimensioni doppie, l'oscillazione produce uno spostamento medio nullo. Dove ci sono le connessioni singole, se l'oscillazione diventa una serie di colpetti tutti nella stessa parte. Tutti dalla stessa parte, quindi consente di spostarsi in una sola direzione, ed ecco lo scorrere del tempo. Lo scorrere del tempo è una vibrazione lungo una direzione dove si può andare da una sola parte, in un solo verso. Poi un'altra cosa che è venuta fuori, secondo me la più interessante della teoria, è che le connessioni, il numero di connessioni, quindi il fatto che l'universo sia più o meno connesso e quindi vuol dire che abbia più o meno dimensioni, dipende fortemente dalla temperatura. Cioè quindi più alta è la temperatura, più aumentano le dimensioni dell'universo. In particolare questo fa sì che l'universo primordiale, che era caldissimo, si stima che all'epoca del Big Bang, o comunque non all'epoca del Big Bang, all'epoca di Planck, quindi un istante dopo il Big Bang, ci siano stati 10 alla 32 gradi Kelvin, quindi 1 con 32 zeri. A quella temperatura là, la dimensionalità dello spazio potrebbe essere stata altissima, cioè anziché esserci tre dimensioni spaziali, potrebbero essercene state 300. E quindi zone che adesso non sono assolutamente vicine, come, che ne so, per esempio la nostra galassia, la galassia di Andromeda, o anche più lontane, perché adesso ho preso tra l'altro la galassia più vicina alla nostra, mettiamo un'altra, la galassia del Sagittario per dire, potrebbero essere state in epoca primordiale connesse, cioè essere molto più vicine, quando la distanza veniva misurata attraverso una dimensione che all'epoca esisteva, quando c'era la temperatura alta, ma adesso non esiste più. E questo spiega anche perché l'universo sia omogeneo, isotropo, cioè praticamente identico in qualsiasi direzione noi lo guardiamo, anche se prendiamo in considerazione due zone che non hanno avuto, che appunto considerando la struttura odierna dell'universo, non avrebbero avuto modo di comunicare, perché non c'è stato abbastanza tempo per lanciare un segnale da una parte all'altra. Certo. Se noi consideriamo che all'epoca primordiale c'erano delle scorciatoie, questo fa sì che, è vero, non potrebbero aver comunicato una zona con l'altra se le cose fossero sempre rimaste quelle che sono, ma se non ci state delle connessioni in più, allora probabilmente era possibile una comunicazione che adesso non c'è più. E questo risolve il problema, quello che viene chiamato il problema dell'orizzonte in astronomia. Poi l'ultimo grande risultato è che, allora, è il fatto di essere riusciti, diciamo, a prevedere esattamente il ritmo di espansione dell'universo. Perché, allora, diciamo che uno, con la teoria ordinaria, usa come combustibile dell'espansione dell'universo l'energia del vuoto. Lo sappiamo dalla meccanica quantistica che se noi togliamo dall'universo tutte le particelle, resta comunque una sorta di fluido che gli antichi chiamavano Akasha, se vogliamo, che permea tutto l'universo e contiene una sua energia. Questa energia, che viene chiamata anche energia oscura certe volte, no? Sì. Astronomia, questa viene considerata il combustibile dell'espansione dell'universo. Però se noi facciamo i calcoli con la teoria, con il modello standard, diciamo, questa viene 10 alla 120 volte, cioè 1 con 120 zeri, più grande del necessario. Allora, nella mia teoria, l'energia del vuoto
viene l'energia e la pressione del vuoto vengono compensate dall'energia di questo, diciamo, reticolo di grani connessi uno con l'altro quasi esattamente, a parte una parte su 100, su 10 alla 120 che non viene compensata. Quindi risulta appunto una frazione di energia oscura non compensata, che è esattamente 1 su 10 alla 120 parti, quella calcolata dal modello standard, e che è esattamente quella che risulta dalle misure astronomiche. Tra l'altro questa parte di energia non compensata è l'energia associata alle cosiddette stringhe chiuse, cioè a quelle, diciamo, ai grani connessi con se stessi attraverso degli anelli, e queste stringhe sono le responsabili della forza gravitazionale. Ora, se c'è una compensazione a parte una parte su 10 alla 120, vuol dire che c'è una stringa chiusa ogni 10 alla 120 stringhe aperte. Ma le stringhe chiuse sono anche le responsabili della forza di gravità. Quindi vuol dire che sono molto inferiori in numero le stringhe che generano la gravità rispetto alle stringhe che generano le altre forze. Quindi questo vuol dire che la gravità deve risultare molto molto più debole delle altre forze. E infatti è quello che risulta nella realtà. Se noi prendiamo quel 10 alla 120 e lo consideriamo che è misurato su tre dimensioni, vediamo che su una singola dimensione, sulla distanza, basta fare la radice cubica, vuol dire che la forza trasmessa da quelle stringhe deve essere 10 alla 40 volte più debole, cioè 120 diviso 3. Ed è esattamente quello che misuriamo. La forza di gravità tra due elettroni, per esempio, è esattamente 10 alla 40 volte più debole della forza elettromagnetica. E quindi anche questa è un'altra previsione che fa la teoria, esattamente. Adesso ovviamente però io sono arrivato a questo punto, sono secondo me già dei risultati notevoli, però adesso ci sarebbe bisogno di un team per portarla avanti, perché ovviamente adesso arriviamo al punto dove veramente ci sono dei calcoli veramente complicati da fare. Ovviamente sì, è molto affascinante perché davvero spiegherebbe tante tante cose. Diego, il tempo ci insegue, quindi magari più in là, chissà, ritorneremo su questo argomento. Diego Marin, fisico teorico, ma anche ricercatore, scrittore, e mi riferisco al Segreto degli Illuminati, tra l'altro uscito con un editore di tutto rispetto che è Mondadori, e Il Sangue degli Illuminati, anche se c'è un altro libro prima ancora di questi, pubblicato per che parla di Atlantide. Sì, si intitola proprio Atlantidi, i tre diluvi che hanno cancellato la civiltà, che adesso è esaurito, ma uscirà questa primavera di nuovo con l'Armenia. Nato prima. Ecco, allora fermiamoci un attimino su questi due titoli. Una domanda prima, tanto per spazzare un po' il campo da probabili incomprensioni e quant'altro. Quando tu parli di illuminati, visto che la cosa è molto dibattuta, ti riferisci a qualcosa di molto antico, quindi non stiamo parlando dei famosi illuminati di Baviera, Adam Washput e quant'altro? No, cioè ovviamente quelli fanno un po' parte dello stesso ambiente, però noi allora usiamo il termine illuminati in maniera un po' impropria, questo lo ammetto, perché effettivamente se uno va a guardare la documentazione, quelli che noi chiamiamo illuminati non si chiamavano così, però in mancanza di un nome migliore abbiamo deciso di utilizzarlo. Noi con quel termine indichiamo le famiglie che dall'antichità più remota ad oggi hanno detenuto il potere in maniera più o meno furbesca, cioè ti dicevo prima, appunto, riuscendo a passare da un impero in decadenza a un nuovo impero in formazione. Ma noi possiamo stabilire molto in generale quando inizia praticamente questo scenario? Allora, credo, anche se non ho la certezza assoluta, che sia che le prime confraternite siano nate con lo scioglimento dei ghiacci dell'era glaciale, perché non fu
uno scioglimento come si credeva fino a 20 anni fa, regolare, con il livello del mare che si alzava un centimetro ogni 10 anni, e quindi non se ne è accorto nessuno. In realtà quello che si è scoperto negli ultimi 20 anni è che in realtà i grandi ghiacciai creavano, appunto, col loro peso, creavano delle, come posso dire, delle concavità verso il basso, cioè tipo delle forme a scodella sostanzialmente, che portavano il ghiaccio più vicino alla terra, e questo faceva sì che la parte interna del ghiacciaio fosse un po' più al caldo rispetto alla parte esterna, e che quindi quando il ghiacciaio iniziava a sciogliersi dall'interno. E quindi si creavano alla fine delle dighe di ghiaccio all'esterno che trattenevano degli oceani, finché a un certo punto le dighe diventavano talmente piccole che queste dighe si rompevano e uscivano miliardi di metri cubi d'acqua e creavano delle ondate gigantesche che arrivavano a centinaia di metri di altezza, che si protraevano per migliaia di chilometri e spazzavano via tutto quello che incontravano. Poi questo creava altri problemi, perché ovviamente quando il peso del ghiacciaio si rilassa c'è il fenomeno del rebound, quindi la crosta terrestre che tende a tornare su, e quindi questo scatena terremoti, scatena vulcanismo, il vulcanismo a sua volta oscura il cielo, quindi c'è l'abbassamento della temperatura. Quindi noi dobbiamo pensare che per un secolo la Terra abbia vissuto delle condizioni veramente terribili e che quindi l'umanità sia stata sull'orlo dell'estinzione. Quindi in quell'epoca chiunque fosse riuscito a salvare quello che c'era della civiltà diventava, per così dire, qualcuno che doveva essere ascoltato. Perché il mio pensiero, che è in qualche maniera confermato da tutti gli opars che sono stati ritrovati negli ultimi anni, è che la civiltà probabilmente non sia oggi al suo massimo livello di progresso, ma che nel corso della storia umana abbia raggiunto più volte un livello di civiltà evoluto per poi essere riportata all'età della pietra dei cataclismi. Quindi secondo me degli uomini, diciamo lungimiranti, dopo i cataclismi dell'era glaciale, della fine dell'era glaciale, sono riusciti a organizzare delle confraternite e attraverso queste confraternite a ristabilire il potere, quindi a scegliere i nuovi re e a costruire le nuove nazioni. Io guardo con interesse a due siti che potrebbero aver segnato l'inizio di tutto questo. Uno è Göbekli Tepe, che è stato scoperto ai confini tra la Turchia e Turchia, l'Armenia e l'Iraq, insomma in Kurdistan praticamente, che viene datato ufficialmente, mi pare, a 12.000 anni fa. E sappiamo quasi certamente che fu un luogo di riunione. Cioè non era un villaggio Göbekli Tepe, non hanno trovato campi coltivati o abitazioni, era un luogo religioso, era un luogo di pensiero sostanzialmente, dove ci si radunava per prendere delle decisioni, per riflettere, forse per pregare, non lo so, comunque per interrogarsi. E sicuramente questo è stato uno dei siti da cui tutto è partito. Ovviamente invito la gente che non conosce Göbekli Tepe a cercarlo su internet, comunque è un sito dove ci sono diversi cerchi di pietre megalitiche a forma di T, dove pesanti una ventina di tonnellate ciascuna, con delle figure in rilievo molto anche a livello artistico molto, molto ben fatte. E poi un altro sito secondo me è Mergar in Beluchistan, cioè tra l'India e il Pakistan praticamente, dove già rinacquero le prime comunità umane circa 9.000 anni fa, e iniziò, diciamo, in questa zona iniziò a sbocciare quella che poi conosciamo come civiltà della Valle dell'Indo, iniziò a svilupparsi la cultura vedica, che è una cultura comunque anche molto legata all'astronomia, cioè i Veda hanno delle informazioni astronomiche notevoli, quindi tradiscono un attimo una conoscenza anche avanzata dei cicli celesti che una popolazione appena immersa da un cataclisma poteva avere solo se ereditati dall'era precedente. Quindi questi due siti sono i primi. Poi, come abbiamo ipotizzato, come abbiamo scritto in Atlantidi, sicuramente c'erano anche altre zone. Cioè per dire, ecco, in Egitto noi sappiamo, perché l'ha scoperto Robert Bobal,
che alcune piramidi ricalcano la costellazione di Orione così com'era nel 10.500 a.C. Che poi in realtà è una cosa più ampia, perché c'è anche la Via Lattea che fa il ruolo del... cioè il Nilo che fa il ruolo della Via Lattea, ci sono altre due piramidi che fanno le Iadi, che sono due stelle del Toro, c'era una torre alle Topoli che faceva la stella Sirio, cioè una cosa in realtà molto ampia, e poi in Egitto esisteva effettivamente un culto di Orione e di Sirio. Quindi questo anche per fare la differenza con altri presunti allineamenti, per esempio che si sono visti in Bosnia, poi è frutto più di suggestioni che non di altro. In Egitto questa cosa è giustificata. In Egitto i testi di Edfu raccontano che effettivamente prima delle piramidi a Giza e anche in altri siti, insomma, esistevano delle torri che venivano chiamate Zed, sì. Su cui aveva anche indagato anni fa Mario Pinkerle, che adesso è un ricercatore che è morto da qualche anno. E quindi parlano degli Zed al posto delle piramidi, e le piramidi appunto sono disposte così come era Orione nel 10.500 a.C., però effettivamente ci sono le piramidi stesse, io non le daterei al 10.500 a.C., perché ci sono altri allineamenti, per esempio se uno va a vedere i cosiddetti canali di areazione all'interno delle camere del re e della regina della piramide di Cheope, vede che sono puntati a delle stelle sacre per gli antichi egizi, tra cui una è appunto ancora Sirio, l'altra era la stella polare dell'epoca, poi c'era una stella di Orione e poi una stella dell'orsa che era Kokab, legata ai culti della rinascita. Questi allineamenti sono appunto corrispondenti al 2500 a.C. Quindi io sono personalmente per una datazione ufficiale delle grandi, delle piramidi, cioè nel senso con la data del 2500 a.C. Però la disposizione è quella del 10.500 a.C., quindi vuol dire che le piramidi sono state costruite dove prima c'era dell'altro, e io mi fido dei testi di Edfu che mi parlano di queste torri Zed. Tra l'altro gli studi di Mario Pinkerle anni fa dimostrarono che la camera del re della grande piramide, che è ben diversa dal resto della piramide, perché la piramide è costruita in calcare con massi da 2-4 tonnellate, la camera del re ha massi di granito pesanti fino a 80 tonnellate. Quindi lui dimostrò all'epoca che la camera del re fa parte di una struttura separata dal resto della piramide, che è stata inglobata dalla piramide, e che era appunto una torre. Una torre che ha proprio la forma dello Zed. Lo Zed era anche un geroglifico egiziano che significava potere, che aveva appunto la forma tipica della camera del re. Non so se sapete, la camera del re è sovrastata da altre 4 camere vuote, quindi... Ne se andate a vedere come è fatto lo Z, il simbolo, vedete che ha sopra a quella che sembra una camera ci sono 4 lineette che vanno un po' a corrispondere a queste camere vuote sopra la camera del re. Quindi io credo che ci siano state queste torri al posto delle piramidi, costruite nel 10.500 a.C. Poi se uno si sposta in Cambogia, dove invece ha fatto un gran lavoro un altro ricercatore che è Graham Hancock, nel suo libro, beh lui ne parla di questo, parla della Cambogia nel libro Lo specchio del cielo, scritto con la moglie Santa Faia, e lui parla di, spiega come e dimostra come i templi di Angkor in Cambogia, costruiti dalla dinastia Khmer, sono disposti come era la costellazione del drago, ma non come era la costellazione oggi, ma come era sempre nel 10.500 a.C. E lì su Atlantide abbiamo un attimo dato peso anche a dei racconti mitologici, perché ci sono dei racconti mitologici che dicono che Osiride, dopo aver civilizzato l'Egitto, poco dopo il diluvio, quindi poco dopo la fine dell'ultima era glaciale, si avrebbe condotto una campagna verso Oriente. E dove poteva essere arrivato? Ci sono delle testimonianze, addirittura raccolte da Alessandro Magno quando arrivò in India, che parlano dell'arrivo effettivamente di Osiride in India. Se è arrivato in India, un po' più in là poteva essere arrivato anche in Indocina, in Cambogia. Quindi nulla esclude che anche dove adesso ci sono i templi dei Khmer, perché i templi dei Khmer furono costruiti dall'800 dopo Cristo addirittura in poi, ma anche là ci fu una ricerca, il re Yavarman II, sotto suggerimento di un saggio che veniva chiamato re della montagna,
indagò su tutta la giungla cambogiana alla ricerca di costruzioni antiche. E dove c'erano queste costruzioni, lui ci fece sopra i suoi templi. Per cui anche là, chi lo sa, forse c'erano anche là delle torri Zed fatte da qualcuno nel 10.500 a.C.? Può darsi. E poi sulle rovine di queste costruzioni, di queste torri, vennero costruiti quelli che adesso sono i templi di Angkor. Quindi ci sono appunto dei siti tuttora datati a un'età remota, come appunto Göbekli Tepe, ma ci sono anche dei siti dove abbiamo dell'architettura più recente, che però segue disposizioni stellari legate ad epoche remote. E questo, se noi guardiamo i testi ci dicono che effettivamente là c'era qualcosa di più antico. Interessantissimo. Ascolta, Diego, tu poco fa hai citato Angkor Wat, il tempio nel quale tra l'altro si teneva un rituale particolare con la signora del serpente. A questo punto mi viene in mente però che nel Segreto degli Illuminati tu parli degli Ixos, che vengono anche citati come la famiglia del serpente rosso. Ora io ti volevo chiedere, perché secondo te molto spesso quando si parla di questa tematica si trovano dei riferimenti a questo elemento rettile? Ma guarda, non vorrei sbilanciarmi più di tanto, sinceramente, perché non voglio, nei miei libri non ci sono, a parte se non per altri motivi, non ci sono riferimenti a teorie rettiliane, eccetera. Semplicemente quello che so è che nell'antichità il serpente era simbolo di saggezza e che questo valeva anche per gli ebrei all'inizio, fino almeno alla riforma di, probabilmente la riforma di Giosia, che fu fatta intorno al 640 a.C., che fu il vero, o poco dopo, adesso non mi ricordo le date precise, comunque fu il vero inizio del monoteismo in Israele. A quel punto la figura del serpente venne in qualche maniera bistrattata, però prima era comunque considerato sacro anche là. Per esempio, quando nel deserto la gente aveva paura dei morsi dei serpenti, Mosè costruisce col bronzo un serpente sacro che chiama il Neustan, a cui la gente si inchina, si rivolge per essere guarita dalle punture del serpente. E comunque, cioè, appunto in Cambogia, in India, il serpente era sacro, nell'antico Egitto era sacro il cobra. È difficile capire, cioè, almeno io non ho approfondito abbastanza la tematica, comunque non so esattamente il motivo per cui fosse ritenuto sacro, però il fatto che lo fosse è uno di quei caratteri che accomunano civiltà distanti nello spazio e nel tempo, come civiltà maya, civiltà egizia, civiltà cambogiana, e che quindi rappresenta una sorta di continuità e ci suggerisce l'esistenza di un antenato in comune, che ovviamente la teoria non nasce solo da questo, perché sarebbe troppo banale, ma che potrebbe essere Atlantide. Infatti. Diego, ricapitolando, quindi una delle persone, dei sopravvissuti, che ovviamente hanno una conoscenza particolare, ad un certo punto iniziano a tramandare questa conoscenza, perché come noi tutti sappiamo la conoscenza è anche potere, quindi esercitano un potere nel tempo, di famiglia in famiglia, quindi anche con legami di sangue. Ti volevo chiedere, ma oggi è possibile trovare nel mondo che è appunto quello degli illuminati, per come ne parli tu, qualcosa anche ritualistico, comunque attenente alla simbologia, che ci riporta indietro, cioè qualcosa che è stata tramandata nel tempo, che è riconoscibile ancora oggi? Beh, mi viene in mente, tra le altre, mi viene in mente il culto di Moloch, che ancora si celebra nel Bohemian Grove, che sicuramente conoscerai, che è questa zona in California, vicino a San Francisco, dove ogni anno, mi pare a metà agosto, se non sbaglio, c'è una festa che dura una quindicina di giorni, qui spesso sono invitati grandi politici, grossi giornalisti, eccetera,
nella quale si celebra anche l'adorazione del dio Moloch, che è sempre stato il dio civetta, che è sempre stato, anche la civetta è sempre stato un simbolo degli illuminati. E quindi mi viene in mente questo. Poi ci sarebbe molto da discutere sul ruolo che hanno società segrete famose come la massoneria. Anche là ci sarebbe molto da discutere, perché io ti dico che se tu entri in una loggia massonica, non almeno, cioè, fatto salvo alcune eccezioni come è stata la P2 per esempio, fatica che tu trovi degli elementi compromettenti. Quello che però io suppongo, anche sulla base di chiacchierate che ho avuto con massoni nel corso del tempo, è che effettivamente ci sia qualcuno di più potente che usa le logge massoniche come bacino di raccolta. Perché in un certo modo, quando uno entra in una loggia massonica, in un certo modo si fida dei confratelli e quindi si presenta in un certo senso nudo, cioè con tutte le sue qualità, i suoi difetti, i suoi limiti, eccetera. E in qualche maniera viene studiato degli osservatori che poi lo contattano fuori dalla loggia, e fuori dalla loggia per inserirlo in determinati ambienti. Che poi quello che viene insegnato di esoterico all'interno della loggia è importante per gli illuminati, perché gli illuminati hanno una componente esoterica molto forte. Cioè, gli illuminati credono nella magia, sostanzialmente, se vogliamo chiamarla in questo modo qua. Quindi il fatto che uno provenga dall'ambiente massonico è visto di buon occhio. E poi appunto le logge probabilmente vengono usate come bacino di raccolta e di scelta delle persone da inserire in determinati ambienti. Però ripeto, non troverai mai, o comunque a parte casi eclatanti, difficilmente in una loggia troverai elementi per dire questa loggia sta facendo qualcosa che non va. Certo. Allora, cioè io non so neanche dirti se possiamo considerare la massoneria in generale sporca o pulita, perché potrebbe anche darsi che in un certo senso la massoneria venga anche semplicemente usata da qualcun altro. Poi io ti dico, ci sono anche persone che sono dentro la massoneria e sono consapevoli di fare il gioco degli illuminati. Altri invece assolutamente non lo sono. Cioè io ho conosciuto dei massoni che sono completamente al di fuori di questi giochi. Quindi secondo me c'è da fare un distinguo, però sicuramente la massoneria ha un ruolo importante per gli illuminati. Ecco, ma una... quella che è anche una mia curiosità, ma a un certo punto, secondo te, con il passare degli anni, dei secoli, è rimasto ancora, perché ovviamente noi se cerchiamo di un po' di immaginare questo scenario, praticamente questa associazione di persone porta avanti un determinato scopo, che è quello di mantenere comunque il potere, ma ha anche una componente, l'abbiamo accennato, anche esoterica al suo interno, quindi il famoso circolo interno di ogni associazione segreta, cioè quello che è il cuore, che tenta di tramandare sempre quelli che furono i principi primordiali degli inizi. Nel tempo però è ovvio che, confrontandosi con i vari periodi storici, molta di questa memoria antica si va perdendo. Parlavamo di massoneria, la massoneria a un certo punto da speculativa passò ad essere operativa, sì. Quindi perdendo parte di quello che era... al contrario, cioè da operativa diventa speculativa. Sì, perdonami. Ecco, questo in qualche modo ha indebolito gli illuminati, oppure gli illuminati continuano ad essere quelli di un tempo? No, io credo che non sia cambiato sostanzialmente niente. Per quanto riguarda i loro piani, diciamo, io ti faccio un piccolo racconto che mi è stato fatto, perché non so se sai che io agli inizi di questi studi, quando ancora tante cose non le sapevo, mi ero comunque avvicinato alla massoneria. Io feci la tegolatura per entrare in massoneria,
quindi ebbi degli scambi molto importanti con massoni, però non, alla fine non entrai, cioè addirittura feci la cerimonia di ammissione al primo grado, ma mi rifiutai di fare il giuramento, quindi venni accompagnato fuori e non ci fu nessuna conseguenza. Però in quel periodo comunque mi venne raccontata una storia abbastanza interessante, però anche un certo punto può anche sembrare talmente fantastica da sembrare anche poco credibile, però credo che la cosa importante sia che molti di esoteristi ci credono a questa storia. E la storia è la seguente, detta proprio in parole spicciole, anche qua ci sono tanti dettagli che ometterò, cioè il fatto che si stia attraverso il condizionamento operato dai media, dallo stile di vita, diciamo, che viene in qualche maniera imposto, reso desiderabile dai social network, eccetera, si sta tendendo ad uniformare la coscienza umana, cioè far sì che le coscienze di tutte le persone siano allo stesso livello. Questo perché? Perché attraverso un rituale molto potente si vorrebbe unire una coscienza con l'altra, creando una coscienza collettiva. Questa coscienza collettiva emergerebbe come una sorta di superessere, e questo superessere sarebbe in grado di far partire una nuova creazione. Loro lo chiamano addirittura un nuovo Big Bang. A me questa cosa, tra l'altro, ha ricordato molto il film Matrix. Perché io sto pensando, addirittura mi viene in mente la scena di Neo che va dall'architetto, l'architetto gli dice: no, ci sono già state 6 Matrix prima di questa, no? Allora mi viene in mente, cioè, la coscienza che si uniforma, cioè che si copia da un essere umano all'altro, è l'agente Smith che cerca di che si replica, no? L'architetto, ovviamente, il grande architetto dell'universo, è il dio della generazione precedente. In questa generazione, una volta che la coscienza si sarà replicata su tutti gli esseri umani, questa coscienza diventerà uno e diventerà il nuovo architetto del nuovo ciclo, della nuova Matrix, della nuova era. E quindi c'è questa credenza, appunto, e il motivo per cui si va verso un mondo sempre più controllato, sempre più dove la mente umana è sempre più vuota cioè è sempre più piena di inutilità, è sempre più vuota di grandi ideali o di concetti, viene fatto proprio in funzione di questa fusione delle coscienze che dovrebbe portare alla nascita del nuovo Dio. Quindi in ogni era, la razza intelligente di quell'era tenderebbe a distruggere il Dio che l'ha creata e sostituirsi ad esso, creando un nuovo Dio. Diego, non ce ne siamo neanche accorti, perché parlare con te è davvero molto stimolante, ma siamo quasi in chiusura. Però io prima ho 3 domande che poi, come avrai capito, più che domande sono curiosità mie, perché Nocturnal è anche questo, è un incontro fra persone che appassionate di determinate materie, che discutono e si confrontano. Prima domanda, prima curiosità. Illuminati, nuovo ordine mondiale. Secondo te, 2 scenari diversi o nuovo ordine mondiale come trasposizione moderna degli illuminati dell'antichità? Ah no, sono assolutamente la stessa cosa. Cioè, il nuovo ordine mondiale è il progetto degli illuminati. Quindi assolutamente è lo stesso. Cioè, solo che l'unica differenza rispetto all'antichità è che mentre nell'antichità erano tutti a capo, erano, diciamo, palesi, gli illuminati erano a capo dei maggiori imperi dell'epoca, adesso gli illuminati non sono più a capo per esempio, dei partiti politici. I partiti politici mettono a capo magari quel personaggio che hanno reclutato nella loggia massonica. Loro magari stanno dietro le vie, magari dirigono organi, che ne so, più legati al sistema bancario, ai servizi segreti. Stanno dietro le linee e in realtà hanno più potere di quelli che stanno davanti.
E questa è l'unica differenza, che nell'antichità erano palesi, adesso non lo sono più. Infatti gli illuminati di oggi sono quelli che noi non vediamo in pratica, sì, quelli esatto. Che lavorano nell'ombra e che magari abbiamo visto di sfuggita in qualche video, in qualcosa, ma non possiamo mai immaginare che cosa ci sia dietro quel personaggio così del tutto normale all'apparenza. Prima di chiudere, la fisica, discorso bellissimo, intrigante. Illuminati con i tuoi due libri, tra l'altro i tuoi libri passeranno in sovrimpressione e poi in chiusura daremo informazioni in più, però tu ti sei dedicato anche alla scrittura di un romanzo che sì. È Sara, in pratica il ciclo della vita, morte e rinascita, la ruota. Perché ti sei dedicato alla forma romanzata? Attraverso il romanzo cosa vuoi raccontarci? Beh, il romanzo, ovviamente, essendo, allora, ha molti spunti nei temi che abbiamo affrontato oggi, però è anche un romanzo introspettivo, in cui fa capire, ovviamente, il personaggio principale, che è un attimo ispirato a me stesso, cioè ovviamente ha delle qualità che io non ho, perché ovviamente per rendere la scrittura più gradevole deve essere un po' super il protagonista, però arriva a delle conclusioni più o meno con le stesse, affrontando le stesse problematiche che ho affrontato io nella vita, quindi affrontando anche delle difficoltà che l'hanno portato a riflettere in un certo modo. Però diciamo questo personaggio si trova catapultato nella fine di un'era che, come abbiamo visto, è legata al mito del diluvio, è legata all'emergere di nuove elite, di nuovi centri di potere, e quindi è un personaggio che alla fine, sì, con l'estremo sacrificio riuscirà in qualche maniera a gestire questa cosa e a salvare il salvabile. Adesso non voglio anticipare molto, però comunque Samsara è il racconto della fine di un'era e l'inizio di un'altra era, che è ambientato su due linee temporali parallele, perché c'è, in realtà racconta la fine dell'era precedente, se vogliamo chiamarla l'era di Atlantide, ok? In realtà quella la racconta proprio come un piccolo flashback, sostanzialmente. Poi racconta la fine dell'era presente e poi fa anche capolino nella fine di quella che sarà l'era successiva. Quindi ci sono queste storie parallele che sono collegate tra loro, perché sono sempre le stesse forze che riemergono e anche i protagonisti in qualche maniera ritornano attraverso reincarnazioni o comunicazioni che avvengono attraverso il tempo. Quindi io spero possa essere gradevole e non troppo complicato, comunque ci ho dedicato molto molto tempo. Adesso dovrebbe essere ancora disponibile qualche copia dell'editore vecchio, che era la Dolfi, e sto cercando un nuovo editore, e quindi adesso sentirò un attimo quelli che sono gli editori a me più vicini, quindi non so se Macro pubblichi romanzi o se no proverò a sentire Aurora Boreale, comunque sentirò qualche editore, vediamo un attimo chi è disponibile a imbarcarsi in questa avventura. È una cosa a cui io ci tengo molto, perché c'è molto di mio, c'è molto delle cose in cui credo, delle cose che ho studiato, delle conclusioni a cui sono giunto, e credo possa piacere al pubblico, quindi spero che qualcuno lo legga, insomma. Ma è già interessante quello che hai detto. Io, se mi posso permettere un piccolo suggerimento, credo che le edizioni Nord sarebbero anche uno scenario da esplorare. Diego, prima di chiudere, ultima domanda. Abbiamo accennato Samsara, ciclo, la ruota. A questo punto mi viene in mente la teoria ciclica del tempo, che era anche la teoria delle popolazioni mesoamericane. Vari soli. Ecco, secondo te, come dovremmo guardare alla storia che è stata, alla storia che verrà?
seguendo appunto una teoria ciclica del tempo che ci spiegherebbe questo avvicendarsi, oppure il tempo è soltanto un'espressione lineare che non ci spiega molto in effetti? Ma guarda, cioè, curiosamente, proprio sul libro che uscirà questa primavera con Enigma Edizioni, che è Dalla coscienza ai buchi neri, ho esplorato proprio questo argomento qua. E una cosa che io faccio vedere, ovviamente non abbiamo dati per dire com'era il mondo nell'era precedente, cioè non abbiamo dati su com'è finita l'era precedente, ma non abbiamo più di tanti per definirla nei dettagli, però possiamo andare a vedere com'è andato il mondo in quest'ultimo ciclo, e quello che si scopre è che questo ciclo è diviso in cicli più piccoli, dove per esempio c'è il ritorno di una carestia, c'è il ritorno di una grande guerra, c'è il ritorno di un grande re con un certo nome, che compie determinate azioni in determinate date, per esempio la stessa data dello stesso mese, eccetera. E ho scoperto che praticamente anche l'era attuale si basa su dei microcicli dove la storia tende a ripetersi. E quindi questo lo mostro con degli esempi in maniera molto dettagliata. Adesso mi dispiace perché non riesco a farti degli esempi a memoria perché è passato diverso tempo da quando l'ho scritto, però posso assicurarti che ci sono dei casi molto palesi di storia che si ripete. Ecco, ma allora, ultimissima curiosità, perché è stimolante questo discorso, ma se in effetti è così, perché allora non riusciamo a far tesoro di quanto accaduto e ricadiamo sempre negli stessi errori, tralasciando il fatto che ovviamente c'è qualcuno che nel tempo ci porta sempre da una parte, quindi ha interesse a che noi non risolviamo gli errori precedenti, ma perché non riusciamo ad avere questa coscienza? Ma guarda, come diceva Gurdjieff, l'uomo è una macchina, quindi ricevendo gli stessi stimoli compie sempre le stesse azioni. Se non cambiano gli stimoli, non cambiano le azioni. L'unica, solo pochi individui fortunati sono, diciamo, in qualche maniera trascinati da delle correnti casuali che investono proprio loro, per cui questi individui iniziano ad interessarsi di certi argomenti e riescono a sottrarsi al flusso del tempo. Altrimenti l'uomo, cioè, se appunto, come dimostra anche la meccanica newtoniana, diciamo, la meccanica quantistica entro certi limiti, se è soggetto se parte dalla stessa condizione iniziale, arriva a compiere le stesse identificazioni. Quindi ci vuole solo fortuna, forse la fortuna che abbiamo avuto anche noi, non lo so, di imbattersi in determinate idee e riuscire un attimo a tirarsi fuori da questo ciclo. Speriamo. Diego, in chiusura, chi ha piacere, chi è stato stimolato a seguire i tuoi lavori, le tue ricerche, dove possiamo indirizzarlo in rete, dove è possibile trovarti, dove è possibile trovare i tuoi libri? Beh, io in genere rispondo sempre su Facebook, chi mi cerca di solito, cioè può capitare che qualcuno mi sfuga, quindi al limite scrivetemi due volte, però in genere rispondo. Quindi la tua pagina Facebook? Sì, ma anche proprio sul mio profilo, tranquillamente. Poi c'è il mio sito personale, il mio sito che è un sito che non è, cercatelo scrivendo proprio Diego Marin sito, vi viene fuori, perché l'indirizzo è un po' complicato. Vabbè, lo metterò poi. E dentro il sito c'è anche la casella email, quindi se uno vuole mandarmi qualcosa di più elaborato c'è anche l'email. Poi per quanto riguarda i libri, in genere i miei libri sono tutti reperibili ovunque. Fa un po' eccezione, ecco, Appunti di storia proibita, che è è il progetto di indagine che stiamo facendo attraverso gli altri libri. Ho fatto questo libro tramite Amazon, quindi si trova solo su Amazon, che spiega un attimo come si sta svolgendo la ricerca e ne riassume i contenuti.
È un libro che ha un prezzo molto abbordabile, per adesso costa 8 euro e si trova solo su Amazon. Tutti gli altri sono libri che si trovano ovunque, cioè se non li, uno non li trova basta che li ordini. Certo. Chiaramente alcuni sono esauriti, però posso dire con certezza che i libri esauriti torneranno tutti fuori nel 2022, perché certo. Ho già parlato con gli editori e quindi so che saranno ristampati. Benissimo, benissimo, benissimo. Diego, che dire, io ti ringrazio, è stato davvero affascinante questo confronto, spero di riaverti su Frontiere Proibite per approfondire, noi intanto ci siamo conosciuti, ti hanno conosciuto i nostri amici del canale, in bocca al lupo per tutto, grazie per la tua pazienza nel rispondere alle mie curiosità, spero di rivederti presto quindi. Perfetto, grazie a te per l'occasione. Perfetto, io agli amici Frontiere Proibite do appuntamento per il breve video di chiusura che ci sarà dopo questa intervista. Diego, grazie ancora, a presto. Grazie e saluto anche la gente a casa. Arrivederci. Una teoria davvero affascinante quella di Diego Marin sull'universo. Così come affascinante ed intriganti i suoi studi sugli Illuminati e sulla nostra storia, la storia del nostro passato, che sembra continui sempre ad essere la stessa anche nel nostro presente. Io vi invito ovviamente ad acquistare i libri di Diego Marin, ringrazio Diego per aver accettato il mio invito e spero di poter approfondire ancora di più questi argomenti in un prossimo incontro, ancora una volta su Nocturnal. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti, i vostri like. Vi saluta il Giornale dei Misteri. L'appuntamento per mercoledì prossimo con le solite puntate di Frontiere Proibite, le puntate del mercoledì che vanno sempre alle 14:30. E con un nuovo mistero da esplorare ed una nuova frontiera da varcare. Grazie a tutti per averci fatto compagnia. Alla prossima. Ciao.